siamo modellisti galattici, living the happiest life. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. We'll be right back.
Sono povero come la merda e non mi posso permettere un motorino. Umberto fa schifo. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di Gio Max e l'ho messo sotto il bed per fare Mosè la regina della scuola. Quando ero in quinta ho buttato mia sorella e di gelo nelle scale e poi ho dato la colpa al cane. E poi mi hanno mandato in un campeggio per bambini grassi, ma ho mangiato 3 kg di pane e mi hanno cacciato! Yeah. Ciao a tutti ragazzi, il video del concorso del Mac è arrivato.
Allora, che dire, un pezzo molto interessante a cui ho pensato parecchio e parto innanzitutto dicendo che purtroppo dal mio telefono non riesco a fare il video, quindi questo video è una collezione di immagini. E partiamo dalla base. Allora, come fare un'ottima base? Sicuramente mettendoci un ultramarine morto. I più si renderanno conto che ho utilizzato ovviamente come base il modello di Abaddon, però con qualche rimaneggiamento. Allora, questa è la base, molto, molto semplice, in realtà non l'ho modificata. Ho semplicemente scelto di fare un marine ultramarine della prima compagnia veterano perché è giusto così. E passiamo alla prossima dove si vede già il modello. Allora, come vedete, ho dovuto riposizionare le gambe per farla in corsa, ho riposizionato il torso tagliando parte della cintura, ho messo testa e clessidra dell'executioner della scatola di Indomitus e l'ascia è un po' un insieme di pezzi di Aos, come vedete qui sotto, e l'asciona dell'executor di Warhammer 40.000. L'ho fatto World Beaters perché d'altra parte siete i miei Galvorbach, quindi devo per forza farlo World Beaters. Le ali provengono dalle Endless Spell degli Ossiarch. Come si può vedere nella immagine, forse un pochettino migliore, che vi dà un attimo un'idea del modello nella sua interezza, questo è un principe demone, ok? Un principe demone alato, e mi sono divertito parecchio a sperimentare anche con le sfumature. Diciamo, non sono perfette, però è forse una delle prime volte in cui mi ci sono veramente, veramente messo, come si dice, di buozzo buono. Qui vediamo il retro. E anche qui, come vedete, ho dovuto separare il mantello perché non potevo assemblarlo così com'era, dato che non ci sarebbe stato spazio sulle gambe. Qui uno strano effetto, in realtà è tutto sfumato, ma non so perché, probabilmente la luce ha fatto così. E questa invece è la zoomata della muerte, che vi fa vedere che questa testa dell'executioner probabilmente è il pezzo migliore che io abbia mai visto per fare una testa di un principe demone. Ok ragazzi, questo è tutto, video molto breve, non vedo l'ora di vedere i vostri e beh, a questo punto salutone a tutti i miei Galvorbach. Ciao! Eccoci qua, questa era la nostra prima videogara di pittura ufficiale della Guida Galattica per Modellisti. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie davvero, siete stati tantissimi come avete visto, abbiamo riempito un video di quasi un'ora e spero che vi siate divertiti a dipingere, spero che appunto oltre alla vittoria e alla sconfitta vi sia piaciuta l'idea di fare una gara così, che ci ha un po' connessi tutti e tenuto in ballo in questi giorni. Nelle prossime live vi dichiareremo quando faremo la live che decreterà i vincitori, questi sono tutti i partecipanti. E quindi non perdetevi le nostre live, non perdetevi i nostri video, scrivete nei commenti quali sono i vostri modelli preferiti, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e chissà, la prossima gara di pittura si spera che sia dal vivo, ma se non lo fosse ne faremo un'altra pazzerella così direttamente su YouTube. Grazie ancora a tutti per aver partecipato, ragazzi, siete stati mitici. Ciao! L'amorosa rompa caso, guarda male, storce il naso. Ho comprato tra faccia, questa volta si mi caccia. Siamo modellisti galattici, living the happy life. Siamo modellisti galattici.